Buongiorno e buona domenica. Oggi è il 1º settembre, se non vado errato, ho accanto a me la Gabriella Capotosto, che forse soltanto in pochi non la conoscono, ma tanti la conoscono perché ha legato il suo nome a un bel progetto, il progetto Cuore, che sta a significare che ogni anno ormai ci hai abituati, ma non ci abitueremo mai a questa azione così di solidarietà che tu insieme a oltre 10.000 cuoricine. Siamo 13.500, Ecco, siamo dobbiamo un numero che arrivati. dobbiamo Direi memorizzare. sì, perché le Perché? cuoricine vanno tutte nominate, tutte 13.500. Allora, già da qualche anno, se non vado errato, sono 7 anni che facciamo questa. 8. Sono 8 quest'anno. Tu insieme alle cuoricine riesci praticamente a coprire, ecco, facciamo vedere tutto l'anfiteatro, il teatro all'aperto, come si dice, ecco qui. Con tante tante coperte. È una bella azione che fate, perché poi queste coperte che sono esposte verranno donate ai bisognosi Certo. gratuitamente. E accanto a te c'è il vice sindaco di Fondi, Buongiorno, buongiorno Vincenzo Carnevale, perché il comune collabora a questa iniziativa in maniera significativa, e insieme con lui l'assessore ai servizi sociali a tutti. Buongiorno, buongiorno. Sonia Notar Berardino. Allora, intanto, Gabriella, siamo arrivati a quante coperte sono qui oggi? Allora, qui nell'ambiteatro sono sulle 2.800 coperte perché ne avevo portate altre 800, 2.800. le altre le ho mandate a casa, però a casa ce ne staranno quasi 6.000 di coperte da donare e le copertine da neonati non le ho contate, ma sono tantissime. Beh, quindi allora in tutto saranno almeno 8, no, 8.000, No, no, sì, di più. saranno 8.500 coperte quest'anno, sì. Allora, tutta la giornata di oggi queste coperte stanno qui esposte all'anfiteatro, a All'anfiteatro, Piazza De Gasperi, sì. diciamo, a Fondi, e poi tutti possono venire Ad ad ammirarle. ammirarle. Poi dopo queste coperte verranno spedite nei vari ospedali, bisognosi, senza tetto, abbiamo detto, Sì. insomma, a tante tante persone che. Sì, già oggi 60 coperte le porterà via Marta per un ospedale Sì. o un centro anziani, dove vanno? Saranno destinate alla pediatria Pediatria. dell'ospedale di Vallo della Lucania e al reparto di oncologia, sempre dell'ospedale di Vallo della Lucania. Buongiorno a tutti. Ecco, già oggi cominciano a partire le prime spedizioni e poi raggiungeranno i maggiori ospedali di tutta Italia, Taranto, Roma, Napoli, Caserta, Salerno, Fondi, Latina, che altro? Ah, la Sardegna, non ce la scordiamo che abbiamo due ospedali in Sardegna che aspettano le nostre copertine. Allora, diciamo una cosa, che intanto la giornata di oggi è dedicata a questa Sì, esposizione, solo fino a all'esposizione. stasera. Sì. Chi Chi vuole viene potrà anche comprare qualche non oggettino, comprare, no, dare un'offerta, un'offerta per un qualche oggettino, oggettino sì. che già qualche voi avete fatto a mano, Ma ovviamente. non l'ho fatto io personalmente, Sempre le sempre cuoricine. le cuoricine fanno tutti E questi poi c'è lavoretti. un'iniziativa Sì, quest'anno in c'è un favore delle donne che hanno subito delle violenze. violenze, Quindi sì. non c'è mai, come se non, bisogna sempre battere su questo tasto, Ah, il perché. centro antiviolenza, quest'idea Progetto Cuore gli è nato perché? Perché la nostra cuoricina è stata violentata, che da sta violenza è nato un bambino proprio 15 giorni fa e allora abbiamo pensato di fare delle copertine rosse e se con un'offerta, se qualcuno lascia un'offerta, questi soldi andranno al centro Centro antiviolenza. antiviolenza. Bene, abbiamo con noi, come dicevamo, il vice sindaco di Fondi, Vincenzo Carnevale, e un'iniziativa ormai che è entrata nella tradizione di Fondi. E un commento, ecco, io penso che fo da Fondi parte questa opera di bene e di amore verso le altre città e chi soffre. Assolutamente, 8 edizioni non sono poche, se si riescono a fare 8 edizioni perché c'è tanto lavoro dietro, ci sono tante cuoricine che mettono veramente il cuore, l'anima e la passione per realizzare tutte queste coperte. Queste coperte, ripeto, non hanno al di là di abbellire questo splendido anfiteatro con colorato come abbiamo fatto questa mattina, hanno un fine benefico e quello soprattutto che dobbiamo continuare a sostenere il progetto Cuore. Quindi io invito i cittadini, al di là di farsi una passeggiata, ad ammirare questo bellissimo anfiteatro così colorato,
Gabriele dice ce l'abbiamo 8.500, ci vorrebbero almeno 3 anfiteatri, perché qui, sì, qui ne sono esposte 2.800 però circa. Sai, Vincenzo, che sto pensando un altro anno di fare questa manifestazione nel campo sportivo. Anche sì, potrebbe essere. Già stai pensando all'anno prossimo, aspetta, sì, parliamo, facciamo finire. Guarda, facciamo finire questa giornata, poi magari. E questo significa che c'è veramente volontà di continuare a perseguire questo progetto. È un progetto che ha fini benefici, quindi al di là, sì, è questo l'obiettivo fondamentale. Quindi invito un po' tutti quanti. Comunque ti posso dire che questo progetto aiuta un sacco di persone che hanno problemi a risolvere i loro problemi pensando agli altri. Certo. E questa è la base dell'attività di volontariato, sì, quindi tutto, sì, questo volontariato non serve soltanto ad aiutare le persone che hanno bisogno di essere scaldate con questa, perché, con queste coperte, sì, ma anche di impegnarsi a favore di qualcun altro. Quindi questo è il valore aggiunto che serve un po' a tutti quanti nella nostra comunità. Quindi infatti, come amministrazione vi porto i saluti innanzitutto di Beniamino, che oggi è il sindaco che purtroppo per impegni personali non può essere presente, però ci teniamo in modo particolare. E quindi ecco, noi siamo qui sia io che l'assessore dei servizi sociali proprio per manifestare la vicinanza dell'amministrazione comunale al progetto cuore, a Gabriele e a tutte le cuoricine. Quindi ecco, l'anno prossimo ci siamo già presi l'impegno, cerchiamo di realizzarlo. Va bene? Infatti. Allora, Sonia Notarbirardino, assessore ai servizi sociali del comune di Fondi, sempre in prima linea per tante, tante iniziative a Fondi per quanto riguarda il sociale, e questa è una delle tante, anzi forse tra le più belle. Sì, buongiorno a tutti, noi sosteniamo tutte le manifestazioni, sosteniamo Gabriella, io non da 8 anni come il vice sindaco, ma da quasi 5, con orgoglio, con piacere, perché sono iniziative che comunque ti riempiono il cuore. Io ho avuto modo di parlare con Gabriella e veramente sapere che tutte queste bellissime coperte, e già il fatto che sono colorate la dice tutta, no? Arrivano negli ospedali e a supporto dei bambini oncologici, dei malati oncologici, in tutti i reparti degli ospedali, che non sono reparti piacevoli da calpestare. Veramente è qualcosa che ci riempie il cuore. Loro lo fanno con dedizione, noi li supportiamo, li sosteniamo. Quest'anno c'è un'iniziativa in più, perché vedo questo tappeto rosso di coperte che hanno uno scopo diverso, è quello di sostenere le donne vittime di violenza. Purtroppo ce ne sono diverse, noi come amministrazione apriremo quanto prima anche noi qui a Fondi un centro antiviolenza, e quindi anche qui sicuramente qualche coperta sarà destinata anche al nostro centro, quindi devo dire delle iniziative lodevoli. E supporteremo ancora una volta Gabriella, speriamo il prossimo anno veramente di farlo allo stadio, in modo che sarà ancora più grande, ci sarà un tappeto di coperte ancora più grande, i colori faranno la differenza. Quindi grazie a tutte le cuoricine, grazie a Gabriella, e che queste iniziative siano sempre presenti sul nostro territorio. Sicuramente Gabriella poi è così vulcanica, è una trascinatrice, una grande forza. Sì, solo che forza. Le mie cuoricine mi hanno detto che devo riposare il cervello perché le faccio lavorare troppo. No, perché c'è tempo. Chiedi, no. Chiedi a loro. Vogliamo fare intanto chiediamo, ma diciamo che la vostra presidente, qui vedete che stanno già ancora lavorando, noi siamo sempre attive con questi urgenti, velocissime proprio. Sì, ormai, sì. Anche io imparerò a farlo, qualche anno di questo imparerò, sì, imparerò anch'io. Quando magari andrò in pensione non avrò più, è una promessa che forse non riuscirò mai a mantenere. Certo. Ecco qua la signora. Infatti, ecco qua. Meravigliosa, hanno una manualità bellissima. Allora, veloci, senti Gabriella, diciamo che fino a stasera, in serata, siamo qui al teatro, facciamo ancora un appello a chi vuole venire. Chi vuole venire, noi le aspettiamo con gioia. Con gioia, vedere questo spettacolo che veramente fa bene agli occhi, e coi tempi di oggi è difficile. D'accordo. Allora, Gabriella, dobbiamo fare un ricordo per Silvano. Tu che dici? Facciamo questo ricordo, perché l'anno scorso era qui con noi e adesso ti sta aiutando. Forse. Da lassù. Allora, io dopo che è morto mio marito volevo lasciare, però i miei figli non hanno voluto. Lui mi è vicino.
Beh, però insomma ti dà tanta forza questo qui, no? Perché ci sono, qua hai detto 13.000 cuoricine. 13.500 cuoricine. Che ti danno questa forza, sì. Sono tante. Sì. Ma io la persona che devo ringraziare di vero cuore è Pino Lamanna, perché lui dal primo giorno che è morto Silvano mi ha detto prendo io il posto di Silvano. Bene, allora... È lui che mi sta aiutando nelle scartoffie, nelle cose che faceva Silvano, adesso sta Pino. Bene. Allora Gabriella, Silvano sicuramente è contento, anzi infatti, lui sicuramente voleva che tu potessi continuare. Quelle coperte là verdi, quelle verdi sono state fatte in memoria di Silvano e vanno consegnate ai gemelli al reparto di pneumologia dove lui è morto. Ecco qui, al reparto pneumologia del sì. Gemelli, sì. Quelle verdi. Sì. Bene, queste rosse invece per quanto riguarda il centro antiviolenza, queste blu invece sono per la traversata con i cavalli da Modena a Ferrara, a Verona, dove fanno una traversata con i cavalli che dura 3-4 giorni e portano su i cavalli i bambini con handicap e noi gli diamo le copertine per coprirli. Bene. Allora, salutiamo, c'è il vice sindaco. Buona giornata a Vincenzo. Tutti e io e Sonia vi invitiamo a venire a fare una passeggiata e soprattutto a sostenere il progetto Cuore. Assolutamente sì. Bene, okay. Gabriella, allora più tardi... Ringrazio tutti e vi aspetto, che bene. Dire, all'anno prossimo. Chiudiamo qui questa nostra diretta, quella così annuale, con Gabriella Capotosto e tutte le cuoricine che ci ascoltano, sono oltre 13.000 e tutti quanti voi che ci state seguendo adesso in questo momento, o siete al mare, o siete a messa, o siete al mercato, o dove siete a cucinare, però oggi pomeriggio e in serata siamo qui ad aspettarvi in Piazza De Gasperi a Fondi. Buona domenica! Spero di... C'è un futuro proprio...